Ed eccoci rientrati in studio. Il nostro tecnico oggi devo dire che è veramente vivacissimo. Sta mescolando le carte, ma noi le riordiniamo. In diretta su Unisoundweb Radio, Anna Guastafiero, Cristina Pastore, abbiamo ascoltato la voce di Alberto Ferraro, il nostro bar consulent, bar manager, che ci ha raccontato di questo drink margarita che lui ci ha consigliato di bere rispetto agli eventi di cui abbiamo parlato nel talk precedente. Andiamo avanti, abbiamo qui dei numerosi ospiti, anche un ospite a quattro zampe, credo. La prima volta di Unisoundweb Radio. Eh sì, la nostra regia continua a distrarci. Io volevo salutare la regia Davide Speranza questo pomeriggio. Allora, continuiamo con la nostra agenda che cambia pagina, cambia lettera e come dicevi Anna cambia anche voce. Infatti sono arrivati, si sono avvicendati nei nostri studi la crew, i ragazzi di START, Festival della Creatività, in programma il prossimo mercoledì 10 giugno all'Aria Mariconda a Salerno. E quindi ci hanno raggiunto in studio Matteo Zagaria. Ciao, buonasera. E poi c'è Eugenia Volpe, buonasera. Piero Stanzione, buonasera. Ecco, Ciao Matteo, Eugenio e ragazzi. Piero non sono soli perché con loro c'è anche una bellissima amica. Sì, una simpaticissima amica. Qual è il suo nome? Kira, Kira, ci siamo Kira, portati tra Kira. l'altro io voglio dire agli ascoltatori che io sono tremendamente spaventata dagli amici a quattro zampe, invece Kira mi è simpaticissima, non ci crederanno i miei amici Sì, all'ascolto. facciamo un'eccezione, lei è tra gli organizzatori del festival, quindi si può Benissimo, la fare. È mascotte. l'aperitivo. È una Sì, creativa sì, sì. anche lei. Allora, questo appuntamento che avete organizzato e siete, immagino, alle prese con gli ultimi preparativi, vuole raccontare e raccogliere tutte le subculture indipendenti locali attraverso le loro forme espressive di comunicazione. Infatti, per questa intera giornata, per mercoledì prossimo, START ospiterà aree di attività, esposizioni, operato artistico, autoproduzioni, artigianato, laboratorio di opere estemporanee realizzate proprio dagli studenti e dai collettivi partecipanti, non solo performance musicali, teatrali, di danza, dibattiti, installazioni, insomma c'è di C'è tutto di tutto, davvero sì. in questa cornice di start. Io chiederei a Matteo di raccontarci un po' in che modo, ecco, state costruendo il programma della giornata. Allora, vabbè, innanzitutto ci tenevo a dire che la nostra idea parte alla fine non da noi, in realtà, non da noi come organizzatori, ma parte comunque da lontano perché alla fine START è quella che si può definire una rivisitazione del concetto di giornata dell'arte. Chi ha, diciamo, ha vissuto soprattutto la realtà salernitana liceale ha sicuramente avuto modo di sentir parlare della cosiddetta giornata dell'arte, che un tempo era una tradizione tra le scuole. Abbiamo voluto reinterpretarla e ampliarla, Ne ho e vissute quindi, tantissime, sì, ragazzi, quindi. e quindi abbiamo voluto dargli, insomma, un tocco da festival, no? Perché noi salernitani abbiamo, della provincia di Salerno, abbiamo la mentalità imprenditoriale, diciamolo a Sì, tutti. ci siamo voluti lanciare con Diciamo questa. proprio del collettivo, del Esatto, fare della community. condivisione. E infatti al festival, io farei nomi e cognomi, partecipano gli studenti del liceo artistico Sabatini Filiberto Menna, del liceo classico Tasso, del Da Procida, Regina Margherita, Alfano, Francesco De Santis, liceo Severi, il comitato START, Unisa, con la collaborazione e l'appoggio logistico del circolo Arci Mumble Rumble. Scusatemi, ero un attimo lasciata prendere. Io mi vorrei sembra, leggere. Sì, dici Cristina. No, mi sembra di aver citato tutti. Matteo, dimmi tu se hai dimenticato Sì, no, qualcuno. no, vabbè, faccio, visto che siamo all'università, diciamo, richiamo soprattutto quel comitato START Unisa. Per il momento siamo all'inizio, però C'è una ovviamente forte sì, collaborazione in atto. diciamo, si stanno mettendo le basi, perché per gli anni prossimi l'intento è quello di creare questo ponte tra Salerno e Fisciano, comunque tra l'università e la città, cercare di fare in modo che diventi il festival anche degli universitari. Perché questo per noi è un punto di partenza, una messa in moto di sogni e di idee, perché qui si vive d'arte e si vive l'arte perché abbiamo voglia di esprimere i nostri punti di vista sulle cose del mondo, prendendoci tutto lo spazio necessario. La festa della condivisione, delle esperienze, delle culture, della partecipazione, il Festival della Creatività. Che cosa significa per voi questo? Allora, diciamo che fin dal Parla l'autrice del principio. testo, scommetto. No, in No, no, realtà no, però. Però va bene. Vai, È tutto Eugenia. condiviso. No, in Sì. realtà, appunto, questo festival è nato, cioè, dal pensiero di qualche studente, in primis del liceo artistico, che si è messo in atto per fare di anno in anno, sempre al Parco Mercatello, questo ritrovo tra tutti gli studenti. Quindi
Quindi noi abbiamo solo deciso di dargli un criterio e soprattutto dare spazio ai ragazzi, perché il messaggio che vogliamo lanciare è che molti giovani, diciamo, non si attivano concretamente perché si fermano al primo ostacolo, ovvero quello di non avere un luogo oppure uno spazio dove esprimersi. Quindi il messaggio che noi vogliamo lanciargli è basta crearselo lo spazio. Quindi noi vediamo la possibilità di dare un inizio a questo cambiamento. Però gli spazi basta crearseli da soli se c'è veramente... Inventiamoci, certo. Gli spazi creiamoli da soli se abbiamo questa volontà espressiva forte, giusto? Certo, abbiamo sempre un sacco di ragazzi che espongono. E infatti Start è un'intera giornata dedicata proprio all'arte dei giovani salernitani, questi artisti talvolta racchiusi in piccole realtà quotidiane. E Start mi piace soprattutto perché poi è costruita da voi e poi si autofinanzia, anche nel senso che avete fatto tutto voi in tutti i sensi, no? Sì, anche sì, con sì. Le vostre tasche, diciamolo. Cristina sta guardando la mia faccia, la faccia di chi, diciamo, ha appena chiuso la locandina una settimana dall'evento, dove ci sono anche degli sponsor, diciamo, persone che rappresentano attività commerciali e che di Salerno e che hanno, diciamo, deciso di appoggiare comunque questa iniziativa. Il riscontro che abbiamo trovato nelle persone quando proponiamo questa cosa, e soprattutto andavano dei ragazzi, dei nostri coetanei come noi, a parlare con loro, era di entusiasmo, perché erano felici di vedere che qualcuno sta creando qualcosa anche di alternativo. Per l'appunto il titolo di quest'anno, sì, che abbiamo voluto dare è proprio Sentieri Alternativi. Casomai poi Piero infatti volevo chiedere a Piero proprio di raccontarci com'è nato Piero, questo il concept, no, di quest'anno, Sentieri Alternativi. Piero un po' timido, ecco, intanto che si scioglie magari sorseggiando, però ha una bellissima maglietta, devo dirlo. Sì, magari chiudiamo il proprio sogno con... è la parola chiave proprio di questi organizzatori di Start, vero ragazzi? Sì, anche perché per un momento è stato un sogno creare questa giornata. Poi è diventato un incubo quando siamo entrati nell'organizzazione, sì, sì, un incubo vero e nel proprio pieno dell'organizzazione. Però vedrete che quella giornata sarà poi per piena voi piena di soddisfazione. Esatto, sì, assolutamente, bravo, genio. E per completare il programma di questa giornata veramente pienissima di cose da fare, ce n'è per tutti, c'è anche il contest skate a cura di Rank Shop. Matteo, tu correggimi sempre se dico cavolate. Area Writing, Area Break Dance, ospite serale per la serata, insomma, musicale. Esatto. Lo lascio annunciare a te. E Chiave, Mirko Chiave, sì, direttamente da Cosenza. Da Cosenza, sì. E poi c'è la Dance Hall con Mohan e Pubala. Sì, balliamo anche un po', diciamo. E ci lasciamo andare a fine serata, sì, dopo, sì, sì, queste grandi fatiche che vedono veramente tutta la crew di Start essere impegnata in questi giorni per la preparazione degli ultimi momenti di questo Open Day, perché mi piace chiamarlo così, dove veramente l'arte salernitana è alla luce del sole e quindi si lascia vedere tutta e toccare con mano. Abbiamo qualcos'altro da dire, Matteo? Dici tu, Eugenia. No, ma magari... Certo, invitiamo, sì, tutti i ragazzi per saperne di più sulla pagina creata, Festival, sì, Start Festival della Creatività, appunto, perché poi aggiorniamo giorno dopo giorno tutte le varie attività. Quindi, un po' a sorpresa. La pagina Facebook ufficiale Start Festival della Creatività. Trovate così, trovate anche l'evento collegato. L'evento Facebook, sì. Da domani la nostra radio sarà tappezzata dalle locandine di Start. Matteo, contentissimo, una faccia. Prometto che vedere in vivo. Ok, e quindi non vediamo l'ora di aggiornare anche la nostra bacheca, esatto, di evento d'estate. Se doveste, come dire, definire questo vostro festival attraverso un brano, una canzone, quale scegliereste? Domanda da un milione di dollari. La lasciamo uscire Eugenia e la lancia anche questa canzone. Blinded by the Light di Manfred Mann.